Quello dei semi oleosi è sicuramente un vero e proprio mondo che nasconde proprietà nutraceutiche e sapori davvero unici. Sono piccoli, con colori diversi, ma non facciamoci ingannare dalle loro piccole dimensioni perché sono veramente ricchissimi di proteine, acidi grassi essenziali, vitamine, minerali e fibra. Contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo ematico, favoriscono sicuramente il transito intestinale grazie alla fibra che contengono e ci aiutano a ridurre il rischio di sindrome metabolica e aiutano a modulare il tono dell'umore e ridurre anche lo stress. Il termine oleosi è dovuto proprio al loro contenuto di grassi, quindi al loro contenuto lipidico, soprattutto omega 3 e omega 6, che sono essenziali per il nostro organismo. Un altro pregio fondamentale è la loro ricchezza di micronutrienti, quindi di sali minerali come il magnesio, il potassio, il ferro, il selenio, lo zinco, e soprattutto se ne siamo carenti dovuto a un'alimentazione più diciamo, sbrigativa e con l'esclusione di alcune categorie di alimenti nella dieta. Insomma, sono un vero e proprio integratore naturale. Un altro aspetto è che contengono molte proteine di origine vegetale, questa è la ragione per la quale li consigliamo nelle alimentazioni vegetariane e nelle alimentazioni vegane. Sono ricchissimi di vitamine, soprattutto la vitamina A, la vitamina E e alcune del gruppo B, e di fibra, quindi regolarizzano l'intestino e ci permettono anche di abbassare i livelli di glucosio e di zucchero, quindi e di grassi nel sangue, oltre a conferirci un senso di sazietà maggiore. Vediamone alcuni, vi parlerei dei semi di sesamo. I semi di sesamo sono una fonte eccellente di calcio, addirittura abbastanza, sono una valida alternativa proprio per chi non consuma latticini o per scelta o per intolleranza. I semi di zucca invece sono ricchissimi di magnesio, quindi tendono ad avere delle proprietà più calmanti, più rilassanti. E grazie allo zinco proteggono la prostata. I semi di lino sono invece un ottimo alleato per l'intestino, tanto è vero che chi soffre di stitichezza viene consigliato proprio il loro utilizzo magari al mattino oppure di fare un infuso a base proprio di semi di lino. Si lascia un bucchiere di semi di lino tutta la notte in un bicchiere d'acqua, il giorno dopo al mattino ci si alza, si cola, quindi si filtra il liquido e si beve insomma l'acqua con le mucillagini dei semi di lino. I semi di girasole invece sono quelli che sicuramente vantano meno calorie rispetto agli altri, sono ricchissimi di vitamina B12, che è molto raro averla nel mondo vegetale, quindi è una caratteristica fondamentale. Possono essere di diverso tipo, striati, bianchi o neri. Vi consiglio di assumerli quotidianamente proprio per le loro proprietà e i loro benefici, dove potete acquistarli in erboristeria, nei negozi biologici sicuramente e nei maggiori supermercati, quindi quelli più forniti. Addizionateli, quindi aggiungeteli alla colazione, nelle vostre insalate, piuttosto che in alcune preparazioni, non so, polpettine di verdure, piuttosto che anche in alcune preparazioni sul pesce. Addizionatele quindi anche a zuppe vellutate. Possono essere anche un valido modo per fare uno snack pomeridiano o mattutino.